per la processione del Venerdì Santo e della Settimana Santa. Non solo oggi, noi ci siamo sempre, andiamo facendo la tassa cittadina, e prepariamo tutte le... la signora è pronta per tutta la preparazione delle chiese, dell'altare, delle... si sistema tutto, insomma ci sta sempre il lavoro. 1950 l'iscrizione, che si è iscritta lei, e mio padre nel 54, quindi la bellezza di se... Quindi tutto questo tempo lei sta nella compagnia? Sì, sempre, da ragazza proprio. Io prima, da ragazza, mi ha fatto mettere mia nonna. Prima di sposarsi. E mia nonna mi ha fatto mettere la camera. Perché? Perché che da molte mai. È un desiderio che l'ha fatto dall'inizio, quindi da ragazza, e quindi ha sempre voglia di venire. Questi giorni è sempre una buona occasione. Ieri c'era detto. Ma qui si rende conto che hanno sempre vicchie di ecca. Penso che non si può descrivere perché è una cosa che uno sente dentro. Spiegarlo è un po' difficile, spiegarlo ad altri non è facile. Viene per vocazione, loro sono venuti per vocazione all'inizio. Corso di noviziato di questi ragazzi, di queste persone, e diventeranno confratelli. Il momento, diciamo, di passaggio dal novizio al confratello è scadenzato in due momenti ben distinti: la vestizione, quindi quando loro indossano l'abito che viene prima benedetto, tutta si appresta ad accogliere i postulanti, lieta di poter abbracciare nuovi confratelli e consorelle,
ritrovandoci tutti ad essere un corpo unico, nel guardare avanti senza mai dimenticare però da dove veniamo. Il secondo momento è la professione vera e propria, quindi quando i novizi prendono, indossano il medaglione e quindi diventano confratelli a tutti gli effetti. Il medaglione è simbolo, ti distingue dalle altre confraternite, ma è simbolo di appartenenza alla confraternita stessa e quindi in qualche modo ne rappresenta proprio il cuore, la forte simbologia. Accendendo le padelle per la processione del Giovedì Santo. Creiamo queste padelle noi qui in Arciconfraternita con la cera raccolta del Cristo e delle fiaccole, che poi in seguito noi sciogliamo e riutilizziamo per la processione. Vai, stop. Vai. Thank you.
C'ha 41 anni, sta colonna, c'ha 41 anni. Questa è stata la mia prima colonna, quando sono andato a fare il combattimento. E mi è rimasto sempre questo. Pronto per la processione? Come no? Stavo aspettando da tanto tempo. Questa sera c'è il corteo dei incappucciati che faremo tutto il giro e poi alla fine ritorneremo in chiesa. Adesso i confratelli escono tutti qua in chiesa. Il priore consegnerà la croce al Cireneo. Poi la processione prenderà il via. Il Cireneo è una persona che viene scelta dal priore e nessuno dei confratelli lo conosce. Adesso sta in una sala da solo in preghiera. Croce di Cristo, segno di carità e amore verso il prossimo, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
la processione del Giovedì Santo, chiaramente è una processione riservata ai soli confratelli e quindi agli incappucciati, mentre per il Venerdì Sera è una processione che offriamo all'intera città ed è il funerale di Cristo che va rispettato, e la città aspetta questo momento per condividere con noi questo momento. Un confratello innanzitutto, il confratello ha l'opportunità di essere in pace innanzitutto con se stesso e con il prossimo, e questa è la nostra prima riflessione. Chiaramente siamo aperti al più debole, al meno ambiente, quindi questa è la nostra professione. Sì, per noi è un rinnovare la passione di Cristo e quindi farlo con devozione e con estrema umiltà. La posata è un qualcosa che si faceva fin dalla seconda metà dell'Ottocento a Lanciano, e addirittura le ultime posate si sono svolte fin dopo la Seconda Guerra Mondiale. Erano praticamente dei momenti nel quale la processione si fermava e in questo momento, quando si fermava e si posavano a terra tutti i pezzi della processione, praticamente in questo momento avveniva il canto preghiera. Praticamente il Salmo 50 di Davide, che è stato musicato e orchestrato dal nostro concittadino Francesco Paolo Masciangelo nell'Ottocento, venivano eseguiti nei borghi e nelle piazzette antiche della nostra città. Abbiamo visto nella nostra storia, abbiamo voluto riproporre in tempi moderni questa posata quest'anno a Lanciano, nella piazza, quindi nel cuore della nostra città, vestire più di 170 coristi. Abbiamo raggruppato diversi cori e penso che questa sera sarà un momento veramente di grande raccoglimento spirituale, di grande concentrazione emotiva. Ogni singolo talamo rappresenta quello che ha passato lui, e facendolo uno ci si può pure mettere nei suoi panni. Un nuovo complesso, questa è orchestra di fiati Pietro Marini con la di Lanciano. Thank you.
Maria, Madre di Dio. La processione si fermerà, poggeremo tutti i nostri pezzi a terra, il Cristo si fermerà lì con le tre Marie e il coro eseguirà le nostre musiche di proprietà, il Miserere Grande e il Christus Factus Est, composti per noi dal maestro Francesco Paolo Masciangelo. Credo sia qualcosa di ben riuscito, perché il popolo lancianese non solo lo vedo veramente vicino alla confraternita e la piazza è davvero gremita.